E anche quest'anno qui a Lanciano tantissimi curiosi, tutti per questo bellissimo 128 taxi. Ho riportato come l'anno scorso il nostro 128 taxi Old School Cab con qualche piccola modifica. Anche quest'anno per il terzo anno consecutivo abbiamo rinnovato la nostra presenza alla Fiera di Lanciano. Bellissime macchine anche quest'anno, ho portato anche un piccolo stand con in esposizione un pochettino di pistripping, aerografie, quindi lavori classici alla Mister X, e anche un bellissimo olio su tela a tema con la fiera, con il mitico Paul Walker. Parliamo un po' del tuo 128 taxi, completamente restaurato, come detto prima attira tantissimi curiosi. L'abbiamo rifatto da zero. Praticamente abbiamo fatto un restauro completo di carrozzeria e poi abbiamo agito sia sull'assetto un bel meno 13, un bel canale da 7 pollici e il tutto è stato contornato da una meccanica del 1300 Rally, perché in pratica questo è un 128 berlina che inizialmente quindi partiva con una motorizzazione 1100, invece adesso è stato modificato con motore 1300 e con gli interni e gli esterni della Rally, più altri tocchi della Moon Ice che gli danno veramente il vero tocco di classe, insieme poi alla scritta Taxi e Old School Cab che gli danno quel pizzico di americanità. Hai restaurato questo 128, anche una 127, cosa dobbiamo aspettarci per il futuro? Lavori a qualche altro progetto? Adesso è soltanto un sogno, perché il problema sono sempre i soldi, però il mio prossimo progetto, se riesco, sarà un 127 Fiorino pick-up prima serie, e il progetto sarà sempre di farla in stile un pochettino off-road, un pochettino americana, e chi vivrà vedrà, quindi dobbiamo comunque aspettare i soldi e il giusto tempo che ci porti la fortuna di acquistarla e di metterci mano. Però quello sarà il mio prossimo progetto, tra virgolette, ancora sogno.